è una fake news, ditemi che è una fake news, non può essere vero. No, io questo non credo. Meno così bravo salutava sempre. Dai, signora mia, quando c'era lui i processi arrivavano in orario. Pensare che ieri stava così di un bene. Chi l'avrebbe mai detto, signora mia? E invece guardalo adesso, pare che dorme. Pensare che era l'unico capitalista che mi stava simpatico. Italy, I am very sad. Ti darei un Kleenex, ma li usati tutti per piangere la mia Queen. Ti capisco, Italy, perché quando è morta la Thatcher anch'io stentavo a crederci. Signora mia, sempre i migliori quelli che se ne vanno. Era quello dell'editto bulgaro, vero? La vita è ingiusta. Un giorno sei qui, e il giorno dopo chissà. È un attimo che non ci sei più. Devo fingermi dispiaciuta? Adesso chi evaderà le tasse? Che corromperai, magistrati? Chi condonerà gli abusi edilizi? È finita un'era! Scusate, mi sta a salire il lutto. Pensare che questo paese l'ha buttato giù lui, Se non fosse stato per lui, saremmo ancora una potenza mondiale. Ai, madre mia, Italia! Condolencias! Pensare che lui era l'unico occidentale che mi capiva. Quando ho invaso l'Ucraina mi ha inviato un bottiglione di vino. Io non ce la faccio, non ce la posso fare. Povero Silvio! Scusate l'interruzione, qualcuno di voi ha visto i miei fascicoli top secret? Intendi quelle fotocopie con scritto top secret riguardanti un possibile attacco americano all'Iran? Zono confuzza! L'hai viste? No, io questo non credo. Zono ancora più confuzza. Pensare che è stata la Mediaset, una delle prime televisioni occidentali a comprare i miei anime. Nani? Piangevo così tanto da quando è finita l'Unione Sovietica. È stato lui che ha salvato i bambini degli anni 90 dal monopolio di Babaran, sdoganando i cartoni animati e il trash televisivo. Mi manca la terra sotto i piedi. Lo piangevo così tanto da quando ho perso i mondiali. Che avete da guardare? Ho la situazione fuori controllo, andate via. C'era un italiano scansa fatiche, un criminale. E poi, insomma, gli piacevano giovani, un po' tanto giovani. Mamma Germania, come ti permetti di parlare così di un defunto? Che se non fosse stato per Silvio, pace all'anima sua, in questo paese evadere le tasse sarebbe ancora illegale. Ma non ti vergogni? Manco un po'. Stavo pensando, no? Siccome è stato un grande statista, un politico, un imprenditore, autoviaggi, libri, fogli di giornale, potremmo intitolargli il ponte sullo stretto. Se l'è meritato il nostro cavaliere. Madre di Gesù addolorata, dammi adesso una fulminata alle mie mani e fai arrivare uno tsunami! E lo faremo santo. Amen. Tunisia, ma senti un po'. Comandi? Pensavamo, se ti diamo dei milioni, ti li tieni tu i cosi? Quelli che vengono qua a rubarci il lavoro, no? Hai capito? Il Fondo Monetario Internazionale non vuole che facciate affari con me. È da me che vai in Tunisia che posso cantare una canzone? Io faccio affari pure col Vaticano, non è che sono tanto schizzinoso, mo, eh? Io rendo conto solo a nostro Signore, che per mia fortuna son 2000 anni che non scende. Amen. Vuoi pagare un paese politicamente instabile per succiarsi i migranti? Sei Giorgia Madre Cristiano o sei la Schlein del PD? Ma vedi questa dalla garbatella? È la stessa politica del governo di prima, eh? Fantasia, portami via proprio. Con quali soldi avete intenzione di pagare a Tunisia? Che vi siete svenati per comprare armi per l'Ucraina? Perché mi state fizzando? Mi avete preso per bancomat? Sono confusa! Beh, come si dice, a male estremi bel tempo si spera. Ho questo, mi tocca spianare a San Pietro e farci un minareto. Beh, scusa, che cos'hai contro i minaretti? No, questa non l'ho capita. Io sono Fatima! Sono una donna! Sono musulmana! Sono italiana! Ai, madre mia, Portogallo! Con ese calore sto allucinando! Io tengo miedo! Credo che a causa di nefasti e funesti allineamenti planetari siamo finiti in un universo alternativo. È questa l'Europa che volete? Io non di certo! Io ci tengo alle mie radici cristiane! Ma fate come ho fatto io con la Cecenia, che ora Grozny è tutta campagna! Ma loro sono le Sailor Euro, le guardiane e paladine della NATO! Ungheria, pensavano, se ti do dei soldi, così a babbo morto, te mi faresti mica aprire due fabbriche per le auto elettriche in Ungheria? Così posso inondare il mercato europeo senza pagare i dazi?
Cina. Il tuo è un piano malvagio. Mi piace. Qualcuno ha seguito i miei consigli su come aggirare le sanzioni della comunità internazionale, vedo. Stiamo cercando davvero di abbattere le emissioni, innescando una reazione a catena che porterà in modo del tutto inaspettato ad aumentarle le emissioni di gas serra. Spiace. Si chiama butterfly effect, my darling. Secondo me si chiama Landokoyokoyo. E non ve l'ho detto? Sto implementando l'intelligenza artificiale per potenziare il mio settore industriale, di modo che i miei cittadini non debbano più fare i lavori più usuranti. Con i miliardi che guadagnerò, siccome io non sono capitalista, redistribuirò la ricchezza e costruirò scuole, ospedali e armi, tante armi. Armi robotiche, intendo. A Stati Uniti, come prosegue lo sciopero di Hollywood? Nah, perché quasi quasi disdico l'abbonamento a Netflix. Non ne ho idea, Canada. Devo ancora capire cos'è uno sciopero. Non ne avevo mai visti. Dal vivo, intendo. Roba da comuniste. Ma allora, signora mia. No, Maria, io questo non l'accetto, una fake news. Cina, stai servendo funghetti speciali ai tuoi nemici politici? Questo è così da me. Non so se baciarti in fronte o denunciarti per violazione di copyright. Cosa volete che vi dica? Potrebbe essere come potrebbe non essere. Non so se sono stata spiegata. Zono Confuzza! Li hai inventati tu i kiwi, giusto? Allora dici chi c'ha il kiwi più meglio. Intendono il frutto, Nuova Zelanda. Ah! Signora mia, che spavento! Credevo voleste arrostire il mio kiwi, il volatile. Mi è venuta la pelle d'oca, badunz. Non faceva ridere. Ai, madre mia, perché coltivate kiwi? E sto confusa. Beh, sai com'è Spagna? Da quando tu e Portocoso avete iniziato a piantare quegli olivi che reggono le coltivazioni ultra intensive e temperature superiori ai 45 gradi, noi ci siamo dovuti reinventare. Spiace? La qualità di un kiwi si misura in base alla sua durezza. Nel senso, meno la polpa e la buccia sono legnose e fibrose, più il kiwi è di una qualità ottima, buono, gustoso. È una considerazione molto ovvia. Presto, ci serve un penetrometro! Oh, di Grecia, ma dico! Io sono Giorgia madre eterosessuale e non faccio ste cose, perché mi hai preso per la Francia. Ma vedi questo? Cosa hai capito, ignorante? Il penetrometro è un dispositivo usato in agricoltura per misurare la durezza dei frutti e controllarne il grado di maturazione. Si chiama penetrometro perché penetra nella buccia della frutta. Perché naturalmente il prefisso penetro deriva dal latino penetrare, mentre il suffisso metros significa misura. Quindi mi stai dicendo che dobbiamo fare a gara chi ce l'ha più duro? Io misuro il tuo e tu misuri il mio? Dai, allora Grecia, ma che cosa dici? Su, è pieno di bambini! Ma che hai capito, scostumato? Intendevo che io misuro il kiwi. Come vi ho detto prima, il kiwi meno è duro, più è pregiato, come praticamente tutta la frutta, forse tranne la noce di cocco. Vuoi dirmi, Nuova Zelanda, che dobbiamo fare a gara a chi ce l'ha più mollo? Il kiwi. E come fin di orone? Italia, Grecia, Nuova Zelanda! Basta con tutte queste allusioni sessuali! Andate un po' a lavorare, Schnella! È un complotto, signora mia. Madre mia, che è sto? Se è possibile, adesso a Bruxelles mi sentiranno. Qualcuno dovrebbe andare in Europa a fare la voce grossa. Che penso mi? Mamma Germania? Senti già subito che ti voglio ammazzare adesso! Ma in Ecot cosa succede? Sono Giorgia Madre Cristiana, ministro della sovranità alimentare e delle foreste e tutte quelle cazzate lì. Che è sta storia? L'alcol, essendo un alimento, come tutte le bevande, deve contenere scritto nell'etichetta la quantità calorica. È un alimento? Serio? Sentite, burocrati. È esportando il vino ai cinesi che ancora non sono fallito, Fate una bella cosa. L'etichetta con la caloria va stampata in fronte. Tipo bollino da banana, va bene? E cette fois, je suis d'accord avec l'Italie. Vediamo se riusciamo a metterci d'accordo, Ambulanza. Bilanza. Ambulanzia. Ambulance.
Tay, che è la parte dell'inglese la farta l'Irlanda? No Faisal, stata a Brexit, Regno Unito. Ce l'hai degli amici con cui giocare? Lenz. Ma Germania, tocca a te. Tutto. Scusami Italia, ambulanza non significa niente. Sono tedesca, devo dare nomi precisi alle cose. E Krankenwagen, posto da Kranken, dolore. Wagen, auto. Quindi letteralmente significa auto del dolore. Krankenwagen. Marino, ricordami che se mi venisse un infarto a Berlino di non chiamarmi l'ambulanza. Preferisco la mala sanità italiana.